Buongiorno, buongiorno, benvenuti, benvenuti, benvenuti a Trading Time. Vedete già inquadrato Ivan Gaddari. Ciao Ivan, come va? Ciao, ciao Renato, buon inizio settimana a tutti. Bene, dai, bene. Vedevo un po' i mercati in sordina oggi, ma vabbè, oggi l'America è chiusa, quindi magari, insomma, Siamo sarà una... finiti. Come si sente l'assenza di Wall Street in questi giorni? È micidiale, micidiale. Il pomeriggio è così triste senza Wall Street, però vediamo, vediamo. Intanto saluto già, mamma mia, oggi davvero tantissime persone collegate. C'è Agostino che ha scritto già nella finestra delle domande. Se volete interagire con noi anche attraverso l'audio, quindi se avete un microfono già inserito attivo nel vostro PC, usate anche gli auricolari se, del vostro cellulare, le cuffie, insomma, se funzionano, ovviamente fate prima dei test. Io vi attivo l'audio e quindi partecipate anche, scrivetemelo attraverso la finestra delle domande e quindi così partecipato. Ovviamente chi sta guardando la registrazione, nella descrizione di questo video in basso c'è il link per partecipare in diretta alla sessione. Saluto subito Agostino, Maurizio, Antonio, Johert, bello carico, buongiorno anche Walter, Ferruccio. Walter, Ivan ti dice, ti ho mandato un'email giovedì 14, l'hai vista da parte di Walter? Giovedì 14. Di Giovedì solito un'email... 14, Rimandala, Walter, rimanda. Nel frattempo salutiamo anche Noia, se Noia. rimanda perché non c'è, guarda, c'ho le mail aperte in questo momento, ma non vedo niente il Adesso 14. vi darò anche l'indirizzo email, magari non era corretto, Walter. Comunque, direi che cominciamo prima con la sigla di Trading Time e quindi così possiamo ufficialmente partire, 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 vedere i market movers della settimana, i livelli grafici weekly da guardare. Andiamo, andiamo con la sigla. Bene, 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 siamo qui, siamo qui, siamo tornati live. Subito, subito il controllo del monitor. Andiamo a collegarci con Ivan, vedere quella che è la piattaforma di capital.com nella descrizione del video su YouTube. E adesso ve la mando anche nella chat, c'è il link, eccolo qua, ve lo metto. Così potete provare magari con un conto demo, un conto reale di questo broker molto molto interessante che spesso e volentieri, Ivan, fanno delle giornate Spread dedicate con spread zero su zero, sì, ho petrolio, su quello visto. che è il mercato del momento. Attenzione, quindi mi raccomando, attivatevi già un conto così, tenetelo pronto perché poi spread zero magari per fare scalping è la situazione ottimale, quindi poter aprire e chiudere subito velocemente delle operazioni senza dover pagare appunto lo spread. Diventa molto molto interessante. Vi ho già messo il link nella chat. Chi sta guardando la registrazione lo trova nella descrizione del video. Questa è la piattaforma capital.com. Allora, cosa? Euro-dollaro? Giusto Sì, per vedere beh, l'apertura? Renato, sì, stavo monitorando euro-dollaro. Questo è un grafico settimanale, quindi giusto per avere l'idea di, insomma, come abbiamo detto, in base anche agli appuntamenti macroeconomici più importanti, quali potrebbero essere i livelli interessanti a monitorare? Devo dire questo, che rispetto alla scorsa settimana, chi ci ha seguito probabilmente lo ricorderà, non è cambiato tanto, o meglio, avevamo evidenziato come il livello di 1,13, dove vedete questa linea blu dove ci troviamo adesso, praticamente le quotazioni sono là, avevamo detto che avrebbe rappresentato sicuramente un livello spartiacque fondamentale per, sia per l'euro che per il dollaro, forse in modo particolare per il dollaro, perché insomma se poi andiamo anche a vedere il dollar index ci rendiamo conto che siamo su livelli molto importanti, ma in questo caso 1,13 è un livello che abbiamo provato a violare la scorsa settimana almeno 2 o 3 volte. L'ultimo tentativo c'è stato proprio, insomma, venerdì, lo ricorderete. Però poi, alla fin fine, vedete che siamo riusciti a recuperare il livello. Questo
Queste sono candele chiaramente settimanali, quindi ogni candela rappresenta una settimana di contrattazione, e dobbiamo dire che le ultime due sono state ribassista. Ho un RSI settato su 14 periodi per avere un attimo un'idea di quello che potrebbe, di quello che potrebbe succedere. Devo dire che si è formata, cioè si intravede una divergenza rialzista, quindi questo potrebbe essere anche un segnale interessante. Tuttavia, come avevo già evidenziato settimana scorsa, per me è importante anche il livello di 50 dell'RSI. Guardate, mi ci sto posizionando sopra con la croce. E vedete che praticamente su questa candela, su questa forte candela di espansione rialzista, abbiamo avuto un tocco del 50 e poi da lì è partito un movimento ribassista interessante. Quindi direi che insomma 1.13 è da monitorare costantemente, Prima, la settimana scorsa si era cominciati già a battere sul supporto, sul livello di supporto. Sì. Quello, esatto Renato, quello che mi fa pensare è che insomma abbiamo già provato a violarlo diverse volte la scorsa settimana e alla fin fine dai e dai, chissà che non ci si riesca definitivamente. Qua abbiamo il sentiment, che è uno strumento per me molto interessante, lo abbiamo già detto anche in altre occasioni, che insomma, se qualcuno volesse utilizzare il sentiment come... Anche se qui mi sa che la traduzione non mi sembra corretta, purtroppo dobbiamo avvisare, perché vedo che blu dovrebbe essere acquirenti e quindi forse sono invertite. Le percentuali esattamente, l'idea è che qua siano invertite, quello che stavo notando, e questa è una cosa che bisogna assolutamente fare. Capital.com sì. Si sta facendo adesso al mercato italiano, quindi stanno sistemando, quindi se trovate qualche traduzione sbagliata fatecelo sapere, che loro sono contenti, insomma, che li avvisiamo. E quindi insomma, però si intuisce che ovviamente è più al rialzo in questo momento. Esatto Renato, se prendiamo in considerazione il colore insomma di questa linea, il sentimento rialzista, ed è anche da quel punto di vista che sarei più propenso a dei ribassi. Però attenzione, perché adesso magari poi, come tu andrai a sottolineare anche osservando adesso il calendario macroeconomico, se andiamo a vedere. Intanto saluto Gianluca, ma quanto è bella questa sigla, buongiorno, grazie Gianluca, l'ho fatta tutta io, opera mia. Salutiamo Natalia, buongiorno Natalia, come va Natalia, su cosa sei in posizione? Natalia, la tua voce, dai, metti un microfono, vogliamo sentire la voce soprattutto delle donne. Poi c'è Maurizio, Ivan pensieroso sul DAX, vediamo, e Walter dice ti ha rimandato l'email. Controlla se ti è arrivata l'email di Walter. Noia, va giù. Euro dollaro, scrive Walter su H1. Attenzione che vediamo la tua. Mi riprendo il controllo io. Attenzione che vediamo la tua. Ok, non ci avevo passato. Sì, comunque è arrivata la mail. No, non è che Ivan abbia chissà cosa da nascondere. No, assolutamente. Però. Vediamo la privacy. Adesso vedete già il calendario. Il mio calendario Trade Economics si vede. Saluto intanto Walter, poi lo vediamo magari Walter l'H1. Maurizio, volevo fare i complimenti a Pina che venerdì aveva visto i livelli del DAX sugli 11.300, ma qui le donne sono bravissime. Poi Walter, 76% sell qui short. Buongiorno anche a Mauro PT. Allora vediamo insieme Ivan, vediamoli tutti insieme e poi facciamo una carrellata di analisi weekly grafiche, quindi in modo tale che non stiamo a rimbalzarci il video. Quindi già oggi sono usciti dei dati, vedete, per quanto riguarda il Giappone, oggi giornata abbastanza tranquilla, anche perché come detto siamo orfani di Wall Street, come si usa dire in questi casi. C'è qualche, vedete, membro della BCE che parla, però tutto sommato fila liscio. Poi durante la notte, tra questa notte e domani, ci sono ancora dati, vedete, bandierine giapponesi, i verbali dell'ultimo della Banca Centrale Australiana, che ci ricordate prima, Dovish, poi Falk, insomma tutto il resto. Poi ci fu la dichiarazione di Love che disse adesso non dobbiamo solo aspettarci tasse rialzo, ma anche potrebbe essere al ribasso, e ci fu il crollo della sterlina, dell'australiano. Poi, detto sterlina perché vedete già nella giornata di martedì, importante, alle 10.30 tutta l'occupazione, la versione non fa praticamente payroll della versione UK.
Siamo sempre caos Brexit. Sempre nella giornata di martedì ci sono dati legati allo ZEV, questo è importante per la Germania, poi dichiarazioni di membri, vedete, della BCE, Mester della Fed, Pratt per quanto riguarda ancora la BCE, e in serata prezzi alla produzione per quanto riguarda neozelandese. Quindi attenzione martedì per quanto riguarda le commodity currency. Poi cominciamo la giornata di mercoledì, ancora dati per quanto riguarda il Giappone, bilancia commerciale, i salari, attenzione tu che sei sull'Australia. Poi dati sul prezzo della produzione tedesca, scorriamo ancora, consumer confidence però quello relativo all'Europa e ci sono i verbali dell'ultimo meeting della Fed, quindi tra verbali e dichiarazioni di membri delle banche centrali questa settimana. Infatti vedremo tra poco c'è anche l'OV della Banca Centrale Australiana. A proposito di Australia, giovedì notte, tra mercoledì e giovedì, quindi anche qui dati importanti legati all'occupazione, poi dati giapponesi, dati tedeschi, ancora BCE, membri della BCE, giornata dedicata ai PMI, quella di giovedì 21, e questo sarà fondamentale vedere chi si porta, chi resterà sopra, Galla sopra 50 si parla di espansione, sotto i 50 si parla invece di contrazione. Quello europeo, vediamo come atteso, manifatturiero 53, 51 e 2, dovremmo ancora essere sopra. Poi vedete anche le bandierine italiane, ovviamente seguiamo quelli che sono i dati, lo stato dell'economia nostra italiana. ADP per quanto riguarda il Canada, siamo sempre alla giornata di giovedì e con dati americani, ce ne sono parecchi per giovedì, si concentrano parecchi. E vedete giovedì 6.50 parla Poloz e poi in serata Love, governatore della Banca Centrale Australiana. Si chiude venerdì con i dati sull'inflazione giapponese, fuochi d'artificio, PIL finale del quarto, l'ultimo trimestre 2018, IFO, quindi venerdì, inflazione europea. Vendita al dettaglio per quanto riguarda il Canada, parla pure Draghi, Clarida, il membro della Fed, che è stato eletto, nominato da Trump, e si chiude poi anche, vedete, ci sono quindi settimana dedicata con verbali, soprattutto, e discorsi di vari esponenti delle banche centrali. Ora ripasso il controllo a Ivan, andiamo a vedere quindi dei cambi più importanti, vediamo se riusciamo anche a metterci dentro gli indici, i livelli grafici da Sì, seguire sul weekly, sì, mentre sono tutto. scusami, Sì, c'è vai, Giulia vai. Noia che scrive nel daily gold ha un doppio massimo, infatti comincia a scendere. Natalia, appena tornata dall'Ucraina, sono stata una settimana ancora, non ho le posizioni, pensavo a euro-dollaro per un long. Noia, time frame un'ora, il gold ha un segnale short consistente. Allora, cominciamo con Ivan a vedere un po' di livelli grafici da seguire su settimanali. Stiamo guardando grafici Sì, ecco, weekly, tutta la settimana per vedere i monitorali. Prego. Renato, sì, invito a, insomma, a controllarli i grafici weekly perché è molto semplice individuare dei livelli di supporto e di resistenza, quindi livelli statici, ma anche per chi è amante magari delle trend line. Qua siamo sul DAX, visto che prima l'hanno nominato, insomma, il DAX ha dato, ovviamente seguendo anche quello che è stato l'andamento degli indici americani la settimana scorsa, una bella prova di forza. Siamo tornati con decisione sopra gli 11.000 punti. Qualcuno opina, forse dicevano che aveva individuato il livello di 11.003 e devo dire che, insomma, guardatelo qua, vedete, c'è proprio il livello segnato, 11.003, un livello estremamente importante. Siamo oltre in questo momento gli 11.300 punti e guardate qua. Questo potrebbe essere il prossimo livello di approdo del DAX. Stiamo parlando di ulteriori 500 punti perché è collocato in area 11.500. Chiaramente è un livello weekly, ma sappiamo anche, insomma, che la volatilità media del DAX è piuttosto alta all'interno di una giornata, è in grado anche di fare 170, a volte anche 200 punti, quindi è uno strumento piuttosto volatile. Quindi, anche se possono sembrare tanti, non lo sono, perché potrebbe farli tranquillamente in 2 giorni, 2 o 3 giorni, 500 punti. E devo dire, ripeto, che questo livello. Sì. Scusami Ivan, prima dalla chat c'è Noia, che è Antonio, se non ricordo male il nome. Troppe notizie rischiano di fare un minestrone. Inoltre, quando escono notizie, il mercato ha già scontato.
rispondo io poi magari anche Ivan, però è bene sapere se c'è quella notizia in quel giorno per magari o alleggerire la posizione o chiuderla completamente, aspettare di riaprirla dopo, oppure proteggersi in qualche modo aprendo una posizione contraria se parliamo di valute su altre situazioni grafiche o su altri indici, oppure non fare niente perché come Noia Noia dice. Per me è già i mercati inglobano, ma non solo, lo dice lui, ma parecchi, insomma, ci sono molti che dicono no, i grafici scontano già tutto quel mercato e resti in posizione. Va benissimo, ognuno segue quella che è la strategia migliore per se stesso, quindi è un vestito da fare su misura. Ivan, cosa ne pensi? Ma io Renato vi posso dire come ragiono io. Io le notizie, diciamo questo, il fine settimana, la domenica sera vado già ad osservare il calendario macroeconomico, un po' come stiamo facendo stamattina, tra l'altro, e vado ad appuntarmi magari gli appuntamenti più importanti. Che so, se c'è una banca centrale il mercoledì o il giovedì. Se apro una posizione che coinvolge la valuta appunto interessata magari da un meeting della banca centrale, cerco di stare attento, nel senso che magari la tengo aperta sino a ridosso dell'appuntamento e poi esco. Oppure posso fare anche un'altra cosa, se magari c'è un appuntamento importante a inizio settimana che riguarda, che ne so, l'euro piuttosto che la sterlina. Attendo che arrivi la notizia, perché poi alla fin fine, come dicono giustamente in tanti, sono le notizie quelle che muovono il mercato. Poi magari sì, sono già inglobate all'interno dei movimenti, Non a caso si chiamano soprattutto. market mover, cioè quelli che muovono Esatto, il mercato, cioè, non a caso sono chiamati esattamente, market mover. E quindi esatto, assolutamente. esattamente. Allora, Perfetto. tornando Tanto al c'è DAX, sì. anche a proposito di DAX, Marco scrive: buongiorno a tutti, domanda quiz su DAX Weekly 1, il livello 11.470, molto importante perché Sì. Ivan, voglio porre la tua attenzione, GoToWebinar ha uno strumento di disegno, vediamo se riesci a beccare dove si trova, e solitamente c'è una sotto dove c'è webcam, il microfono. Sì, l'ho Prova a trovato. usarlo perché è fantastico. Puoi disegnare sul grafico, guarda, così diventa ancora più Ah, facile. ok. Seleziona penna, per esempio, oppure Sì. evidenziatore. Ah, eccolo Vediamo. Oppure qua, puoi sì. cancellare in diretta. Facciamo questo test. Eccolo lì, perché puoi segnare direttamente sul grafico e si vedono. Sì, Quindi ho quando vuoi visto. spiegare, magari però fai bianco come colore se scegli la penna, perché se no non si vede. Puoi cancellare tutti i disegni. Perché così secondo me ancora aiuta Ok. meglio a capire. Quindi cancella tutti i Ah, disegni, perfetto, sì. seleziona il colore della penna e metti bianco, che a quel punto si guarda. Intanto è arrivato pure Marco Carambola. Ciao Marco, buongiorno. E così vediamo, è più facile spiegare. Prova a fare uno schizzo, Allora. vediamo come viene. Qualsiasi, vediamo. Ah, perfetto, dai. Eccola, vedete? Così puoi fare cerchietti, fare le freccettine, attenzione a Ah, questo sì, livello, tutto bene. il resto. Solo Ah, che ti dico bene, che non lo perdi il conoscevo. controllo dello zoom della pagina, non puoi scrollare, non puoi fare zoom quando c'è, devi Ah, ok. deselezionare e tornare a qua. Quindi se fai subito lo zoom che ti interessa, diciamo, e quindi possi spiegare, diventa meglio. Sì, Allora, diceva allora, Marco, facciamo perché questo, sì. 11.470 su Weekly è molto importante? Allora, io più che su Weekly, quel livello probabilmente l'avevo già visto e lo vedo meglio su un grafico giornaliero. Quindi magari facciamo un attimino uno switch sul grafico giornaliero e andiamo a vedere se riusciamo a individuarlo sul grafico giornaliero. Direi che, guardate, questi sono chiaramente i livelli tracciati su Weekly e guardate come si vedono veramente bene qua i test di quell'area. Però effettivamente se andiamo, vediamo con la penna, facciamolo con la penna visto che ci siamo. Comunque qua intorno c'è un'area di prezzo molto molto interessante che dovrebbe proprio, insomma, cade lì tra gli 11.600 e gli 11.500 e direi che se andiamo adesso ad inserire anche andiamo a mettere un livello con la nostra piattaforma, quindi un livello di, eccolo qua, linea orizzontale, e vediamo un po' quello che è. Allora, Tanto vedete anche come 11.400, utilizzare la piattaforma di sì. capital.com, quindi.
11.470, sì, potrebbe essere molto molto interessante come livello. Direi che, vabbè, adesso qua ha spostato l'ultimo e si è spostato il disegnino. Facciamo così. Allora, comunque, io più che 11.000, sì, chiaramente, allora diciamo questo, 11.500 è un livello molto importante perché è una cifra tonda, siamo a metà tra i 12.000 e gli 11.000 punti, quindi sicuramente si farà sentire. Se facciamo, vedete, ripiccioliamo il grafico, probabilmente qua siamo, esatto, vedete, intorno agli 11.480 punti, quindi è un'area comunque che si potrebbe far sentire, diciamo l'area compresa tra gli 11.470 e gli 11.500. Effettivamente sul grafico daily potrebbe rappresentare un primo livello di resistenza a questa risalita, perché se torniamo adesso sul grafico settimanale, come stavo evidenziando, non vedo al momento grandi ostacoli per quanto riguarda il DAX nella prosecuzione di questa risalita. Ecco, attenzione a un elemento, Renato, al di là dei market movers, attenzione perché stanno continuando i colloqui tra Cina e Stati Uniti, che questa settimana dovrebbero spostarsi nuovamente a Washington, e quindi magari qualsiasi notizia che arriverà proprio inerente ai colloqui commerciali potrebbe generare, come abbiamo visto, ottimismo tra gli operatori oppure pessimismo. Quindi quella è un'altra situazione sicuramente a monitorare. Ma vediamo che cosa, che da questa candela settimanale del DAX c'è stato un tentativo di affondo che poi praticamente è stato respinto al mittente. E questa secondo me è un'indicazione di forza abbastanza importante e potrebbero esserci spazi per ulteriori rialzi. Lo dico anche per un semplice motivo, perché sull'S&P 500, ad esempio, che possiamo anche andare a vedere al volo, vediamolo un po'. Allora, E poi Marco aggiunge su Weekly è la MM200, Media Mobile 200 pure forse. sì, sicuramente. Infatti, a proposito di media mobile, se vediamo l'S&P 500, adesso io qua la media mobile non ce l'ho, ma volendo la possiamo anche inserire molto rapidamente. Allora, media mobile, eccola qua. Andiamo su una media mobile. Questa è una media mobile a 20 periodi. Allora, vi dico già che la media mobile a 200 periodi è stata rotta al rialzo, ma io utilizzo molto anche la media mobile a 20 periodi, soprattutto su grafici daily e su grafici settimanali. È stata rotta con forza. Dopo, vedete, qua c'era stata una rottura al ribasso, questo era chiaramente l'ultimo trimestre del 2018. Poi, guardate come aveva funzionato molto bene da resistenza, poi eravamo venuti giù. Guardate questa candela. Secondo me è molto molto importante, perché qua la discesa ha lasciato questo spike ribassista. Si era formata una doji che poi è stata rotta al rialzo, non era un inside perché il massimo aveva comunque già rotto la candela precedente, ma guardate che prova di forza con questa candela. Adesso abbiamo rotto la media mobile a 20 periodi al rialzo, abbiamo rotto anche la media mobile a 200 periodi semplice al rialzo da parte dell'S&P 500. Io non dico che magari andremo a rivedere i massimi assoluti, perché ripeto, molto dipenderà anche da quello che poi alla fine sarà all'esito dei negoziati commerciali tra Cina e Stati Uniti, però stanno arrivando segnali di forza dal mercato americano veramente, veramente importanti. Poi al di là dei dati che, insomma, abbiamo visto le vendite al dettaglio settimana scorsa che non sono state, anzi, sono state preoccupanti perché, insomma, peggior dato da 9 anni a questa parte, però tanto le borse ci stanno dicendo, l'azionario ci sta dicendo che c'è voglia di risalita. Quindi, facendo insomma anche queste analisi congiunte tra America e Europa, detto che il DAX tra gli indici europei è quello un po' più indietro ultimamente, però insomma la propensione al rischio sembra esserci e sembra tutto Maurizio. abbastanza orientato al rialzo. Sì, Maurizio scrive sul DAX un rimbalzo a quota 11.180. Torniamo al DAX.
torniamo al DAX. Nel frattempo, mentre leggo anche il messaggio di Antonio che mi conferma, noia noia Antonio, ricordavo, insomma, sono Antonio, è stato una registrazione, comunque volevo dire rialzo, ribasso, indecisione, queste sono le parole che il mercato ci dice sempre, a volte però il mercato tace, nei mercati finanziari silenzio è la fase che precede un movimento importante, quando la volatilità e la direzione si comprimono, il silenzio va attenzionato, il cambiamento può essere nell'aria, bisogna predisporsi in agguato come fa un giaguaro, ricercare il mutamento come i cercatori d'oro d'una volta, ma soprattutto ascoltare le pause del mercato con cura, come un medico ascolta i nostri battiti. Mamma mia, sei un poeta, Antonio. Eh sì, sono d'accordo con te. È arrivata Pina, ti abbiamo citato, ti hanno citato, hanno detto bravissima Pina, ti sei appena collegata, che ha individuato gli 11.003 il resistenza sul DAX. E poi ancora Antonio che scrive, osservate il Nasdaq, impressionante il suo confronto con gli stessi mesi del 2018, ci avviciniamo ad un crollo, sono le mani forti che stanno spingendo su, attenzione. Allora intanto vedo la risposta che Ivan, 11.180 per Maurizio, un possibile rimbalzo? Devo dire che in questo momento, ripeto, sì, ci potrebbe stare, ma per vedere magari dinamiche di quel genere sarebbe meglio scendere al di sotto del grafico daily. Sul grafico settimanale in questo momento quello che noto è che siamo sulla media mobile perfettamente, vedete, a 20 periodi. Guardate l'RSI, è a ridosso del 50 praticamente, quindi insomma ci potrebbe essere spazio per un ulteriore lieve allungo del DAX prima di una correzione. Non so se sarà oggi la giornata ideale, perché non essendoci Wall Street e non essendoci neanche dati troppo importanti in calendario, vedremo se ci saranno dinamiche. Ivan, abbiamo... Sì. Scusa, abbiamo pochi minuti, riusciamo a fare un'analisi di livelli, supporti e resistenze settimanali, quindi i cambi più importanti. Ok, vedere, quindi l'euro dollaro l'abbiamo già visto, facciamo velocemente, quindi i livelli weekly sui cambi più importanti, e quindi così anche gold e petrolio andiamo a vedere tutti. Sì, diamo dei riferimenti da seguire per la settimana. Vedete lì anche come usare la piattaforma, vedete come si sta districando all'interno di essa con appunto Ivan. Qui siamo sterlina dollaro, weekly, proprio così, velocemente i riferimenti. Guardate, ma si vede già occhio nudo Renato qua, guardate qua dove siamo. Siamo su questo livello molto importante di 1,29, quindi anche qui al pari dell'euro dollaro stiamo testando un'area molto importante, in questo momento una 1,29. Il cambio si sta muovendo tra 1,29 e 1,28. Se dovesse rompere 1,29 al rialzo, potrebbe effettivamente riprendere vigore e accelerare verso 1,30. Quindi direi di monitorare con molta attenzione 1,29. Dovessero esserci accelerazioni al di sotto dei livelli attuali, quindi da 1,28 e 9, si potrebbe tornare nuovamente come settimana scorsa verso 1,28. Andiamo a vedere il dollaro yen, perché anche il dollaro yen è in una situazione molto molto importante. Adesso lo vediamo, dollaro yen che scorsa settimana, e guardate qua abbiamo lasciato la media a 20 periodi e guardate insomma cosa è successo. Questo era, non c'è bisogno di ricordarlo, quello che è successo insomma un po' di tempo fa. Probabilmente questo, qua c'è anche il movimento di gennaio, d'inizio gennaio, 3-4 gennaio, esatto. Esatto, quello spike veramente antipatico al ribasso, però vedete come poi c'è stato un recupero che è andato a ritestare la media a 20 periodi e non a caso si poggia proprio su 111, area 111, 111,3 più o meno, è un'area molto importante che ha funzionato scorsa settimana perfettamente da resistenza. Adesso siamo tornati al di sotto, siamo a 110. Io qua stessa cosa, monitorerei una figura, ovvero tra 111 e 110, però attenzione perché qualora dovessero esserci nuove spinte rialziste chiaramente delle borse americane, questo è un cambio che è strettamente correlato sia a Wall Street che all'andamento dell'indice Nikkei, quindi potrebbe effettivamente tornare a rivedere area 111, quindi direi di monitorare quel livello.
Vediamo il petrolio che Pina ha appena scritto, mi sono appena collegata, mi rammarico, ho chiuso il venerdì long e poi è salito, lo potrei riprendere a 57,50 fino ai 60 almeno, che ne pensate? Vediamo Pina, questi sono i livelli weekly da monitorare secondo Ivan. Sì, allora qua veramente interessante quello che sta facendo il petrolio, perché guardate, io questo livello l'ho già citato varie volte, 54,5, guardate qua come il prezzo si era appoggiato e anche recentemente. L'abbiamo rotta al rialzo, direi con forza, stiamo addirittura salendo oltre la media mobile a 20 periodi, guardate l'RSI, siamo a ridosso del 50 in questo momento, vedete, qua lo segna, eravamo a 57 qualcosa, no scusate, siamo, ve lo dico subito, a 48 più o meno. Se dovessimo superare l'area del 50 dell'RSI, questo però chiaramente è un indicatore che utilizzo io, che amo guardare io, secondo me si potrebbe continuare a salire e qua, se vogliamo individuare un prossimo livello di resistenza, devo dire che guardate qua questi massimi relativi che sono collocati in area 62 dollari, quindi potrebbe spingersi tra i 60 e i 62 dollari, dovesse continuare questa forza che si vede molto chiaramente rialzista. Vediamo gold, oro. Sì. In questo momento 1322. Intanto Alex scrive, ciao, sono Alex Pips Fishing, ciao Alex. Per Pina, il petrolio può arrivare a 59,50 almeno, dove passa anche il 50% di Fibo. Fibonacci, vediamo gold adesso. Andiamo a vedere gold, eccolo qua, bellissimo il movimento del gold. Settimana scorsa, ingrandiamo un attimo il grafico, settimana scorsa, insomma, poi sul fine della settimana ha proprio allungato, portandosi oltre i 1320, l'ho detto, adesso siamo oltre i 1320. Io qua starei un po' attento, devo dire la verità, ma non fosse altro perché guardate, l'RSI sta per arrivare in area di iper contatto, e già guardate in passato quando ha registrato picchi, vedete, sul grafico settimanale, prossimi al 70, non c'è mai arrivato sopra il 70, poi è tornato indietro. Un altro elemento che mi fa riflettere, Renato, è che si è allontanato molto dalla media, e quindi una correzione potrebbe anche subentrare. Devo dire tuttavia che siamo in una bella fase di espansione. Questa candela qua che vediamo era stata una engulfing rialzista e quindi aveva dato proprio un bel segnale di forza, potrebbe eventualmente ripresentarsi intorno ai 1350, che è un livello di resistenza molto molto importante. Secondo me potrebbe arrivarci, però prima potrebbe magari prendere un attimo di respiro e ritracciare e quindi correggere. Perfetto, allora mi riprendo il controllo del monitor, eccolo qui, faccio vedere quella che è la home page, intanto vi mando nella chat il riferimento di Ivan, ivangforex@gmail.com, per entrare in contatto con Ivan, per abbonarsi al suo servizio con formazione operativa, dove vi manda degli alert di trading quotidiani, c'è tanta formazione, video, analisi. Intanto vi metto anche nella chat quello che è il link di capital.com, questo broker che si sta facendo adesso sul mercato italiano, ha un'app molto molto interessante, l'avete visto prima, vedete i mercati, quelli più importanti, petrolio, gold, il natural gas, il forex, con gli spread molto 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 interessanti, e spesso fanno la giornata spread zero. Quindi per quella giornata lì entrate, vedete tutti gli indici, anche quelli più importanti, italiano, tedesco, americano, quello inglese, le criptovalute, anche i titoli azionari, vedete, più interessanti, Facebook, Amazon, Apple, Tesla, insomma, da provare assolutamente questo broker. Faccio i complimenti a Pina, Maurizio ancora per venerdì sul DAX, e con capital.com presto io e Ivan lanceremo un nuovo servizio su base settimanale, ma vi faremo sapere, che è davvero anche quello molto 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 interessante. Quindi vi ho messo, chi sta guardando il video, la registrazione su YouTube, nella descrizione c'è anche il link per entrare nel mondo, insomma, di capital.com, così come anche registrarsi alla sessione in diretta. Grazie Antonio, fai complimenti, bravo Renato, bravo Ina, grazie a voi, buona giornata, grazie a te Antonio.
ci vediamo domani ancora con Trading Time. Io ringrazio chi ha seguito la diretta, chi ha guardato, chi sta guardando la registrazione. Grazie a Ivan, buona giornata Ivan, buona settimana. Grazie a te Renato, buona settimana a tutti. E ci vediamo domani ancora con Trading Time. Buona giornata, arrivederci a tutti, grazie.